Mauri, spero tu sia carico per l'1v1. E vogliamo iniziare con i nostri deck oppure partiamo già con gli instructor? Decidi tu, per me è uguale. Dai, facciamo una partita con i nostri. Non leggere la chat che la gente poi ti aiuta. Ah, tranquillo. Ah. Niente, io non voglio iniziare. Faccio iniziare te. Grazie. Ho deciso che non voglio iniziare. Va bene. L'hai colta alla sprovvista. Ah, non te l'aspettavi, No. Vediamo Mauri cosa ci gioca. Sì, proprio lui. Non mi ricordo più cosa fa. Devo rileggere. Hai tempo perché sono. Ah, io. Ok. Sì. Per anche Mario non mi faccia OTK perché c'ho un po' paura. Sono scoperto. No, non penso di riuscirci. Non vedo l'ora che finisca per farti dire con che mano ho iniziato. Sarà molto divertente. Ho paura. Dragon Maid inaspettato. No, è l'unico deck che ha Mauri. Il primo che si è buildato. Primo e anche ultimo, forse. Lo tengo fino alla fine, mi piace troppo. Scusate per il solitario, ma è necessario. Tranquillo, sono abituati a vedere il solitario da me. Ok. 3002, 3007. Ti manca 1100 danni, Mauri. Se riesci a farli. Forse. Mi sa di sì. Basta che evochi un mostro. Sì, niente, ho perso. Yeah. Niente, Mauri, apri la live e guarda con che mano ho iniziato. Apro. Avevo un Cyber Drago, due rimozioni di limite e due duplicazioni di macchine. Ah, sono magie. Sì, quattro magie che non posso usare e un Cyber Drago che non può essere evocato. Allora, rifacciamo. Vabbè. Se avessi pescato Cyber Drago Nucleo era strage. Azzo, no. Iniziamo così, va bene. Sì. Oh. Così non rompi le palle. Rimane lì. Così magari non giochi a solitario questa partita. Vediamo cosa riesco a combinare. Mauri, gli ho rotto la combo un attimo in tilt. No, sto pensando se posso gestirmela. Faccio una cosa un po' zozzona. Con il fatto che l'avversario aspetta, si capisce se lasci in mano. Beh, si capisce che ha una che ha un entrap. Cioè, potrebbe essere Max C, potrebbe essere in permanenza. Cioè, alcune volte capisci che è specificamente, che ne so, Max C, perché letteralmente a ogni cosa che viene fatta l'avversario si ferma. Allora capisci che è Max C. Scusate, in zona mostri extra, puoi offrire come tributo un mostro alla tua mano, terreno, fai tornare nella mano una carta scoperta sul terreno. Scusate, offerta come tributo, evoca specialmente. Ah, ok. Va bene, Mauri. Vuoi giocare duro, quindi. Non so quanto. Adesso Mauri, facciamo un gioco, sei pronto? Cos'è questo? Pur di farlo. Ah, me lo fai tornare in mano. Va bene, lo accetto. Però provo a fare le cose ancora più zozze adesso. Ma? Aspetta. Sono un attimo confuso. Cos'hai combinato? La catena. Ah. Evoca specialmente un vostro drago dalla tua mano o deck e fai diventare 0 su attacchi di fede. Ah, ok, va bene. E metto questa cosa. Prepara la vasellina, Mauri. Va bene. Sempre che ho avuto io adesso la mano brutta, sto provando a digestirmela. Adesso okay. Ti faccio vedere io come la si gestisce la mano brutta. Voglio fare il flex. Vai. Potevo andarci diversamente, ma... Ecco. Vediamo un po' cosa accade adesso. Ai. Hai perforante, ho già perso. Sì. Non puoi attivare l'effetto del tuo mostro? Sì che puoi. Vai, Mauri! Evocalo! Tieni, Mauri! Aia. Ops! No! No! Bene. Questo vale per due vittorie, penso. Mamma mia. Bene. Non so se vuoi fare la bella. Sì, facciamo la bella, dai. Allora, dopo passiamo con gli instructor deck. Bello il Dragon Maid. Niente, Mauri, sono innamorati del tuo deck. Dalla chat. Grazie. Quando il tuo avversario attiva una carta, un effetto rapido, ovviamente l'attivazione dovrai distruggere quella carta. Ok. Proviamo questo. Questo tipo di approccio. Chi è questo? Mauri, chi è? No. No? Non sei mi piace. Sicuro? Ah, se lo dici tu. Tu annulli l'annulla? No, non ho cliccato. Vabbè, niente. Me la farò andare bene. Non è partito non è partito l'ordine. Volevi bloccarmela con la tizia? No, va bene lo stesso, tranquillo. Okay. Si fa quel che si può nella vita. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Grande Rick che porti Yugi anche con Master 2. Guarda qua, Mario, il trucco in magia. Olè, sparita. No.
No. Piace molto ai miei avversari quando faccio questa Megaflotta, cosa. Sì. Vediamo un po' quest'altra. Il trucco per cautelarti è non metterlo nella zona extra. Esatto. A saperlo prima non lo mettevo. L'ho fatto solo per il flex. A saperlo prima. Sì, fai pure il flex tu, Mauri. Allora, quello c'ha 2700 d'attacco, non è deboluccio. Questi qua c'hanno inizio della battle phase, tutti sto inizio della battle phase, che rompe un po' le palle. Bisogna fare qualcosa qui a riguardo, sennò non andiamo d'accordo. No, non è stata una bella idea questa, lo ammetto. Una cosa che ho è che non puoi annullare ste robe. Minchia, sì, qua ho sbagliato, per esempio. Che fastidio. Forse in realtà posso comunque fare robe interessanti, sai, caro Mauri? Chi tiri fuori? Sì, perché questo è un livello 5, quindi può uscire comunque roba bella. Però adesso noi attiviamo questo effetto. Non ho voglia di leggere, fai le tue cose. Tranquillo, devo tre mesi mando il cimitero due mostre dal deck. Basta, va bene. Vai a fare roba da qualche altra parte. Aggiungiamo alla mano un bel Cyber Drago, che non fa mai male. E a questo punto facciamo così. 1 e 2. E arriva Cyber Dragonova. Zacchete. Con Cyber Dragonova attiviamo l'effetto ed evochiamo un mostro. No, proprio un Cyber Drago. Ok. Tiriamo via questo e evochiamo sempre lui. Voilà, è tornato. Allora, si può OTK-are il Mauri qua? Forse 4-2 diventa 1500 più 1900. No, non si può fare OTK al Mauri, peccato. Meno male. Ti è andata bene per questo turno, Mauri. Ma non so se recupero adesso. Ok. Quale rompicoglioni di quello? È per forza questo, devo fare. Sì. Vieni. Vieni qui. Perfetto. Me l'hai rubato. Sì. Viene da Napoli Infinity, lo sapevi? Cosa? No. Ah, eccola. Non sono d'accordo. Ecco qua. Sparisci! Addirittura la distruggi? Ok. Aia. Sì. Al limite. Ha fatto male? Tanto. Prego. Vediamo un po' Mario cosa tira fuori con le sue due carte in niente. Mano. Mamma mia, il drago megaflotta Chimeratech li distrugge tutti i mostri dell'extra deck, li fotte tutti. E poi è incounterabile perché non è tipo l'attivazione di un effetto, no, tu lo evochi e basta, un tributo. Non posso fare. Cosa? Non posso fare. Ecco qua. Forse era un bait, Mauri, lo so, però... No, non era un bait. Ah, ok. Sto provando a fare qualcosa. Tranquillo, non ho giudizio solenne, attenti, te l'avrei attivato. Avrebbe fatto molto ridere. Sì, tanto. Mauri... Ho paura di quella carta lì dietro. Mauri cancellato dalla partita con giudizio solenne. Sarebbe stato divertente, però. Non sai quante volte ho distrutto un'intera partita con Infinity più giudizio solenne. Mauri sta riuscendo comunque a fare cose, incredibile, con una singola carta in mano. Cioè, sì, hai giocato... Sto piangendo per farlo, però. Sì, vabbè, ovvio. Almeno un po' soffri, che cazzo. Cioè, sono incredibili i mazzi al giorno d'oggi. Con una carta puoi praticamente rigiocarti un turno. Sì, ho sbagliato, tra l'altro. Non più nell'extra deck, perché mi sono rovinato questa roba. Mi sembra un'ottima idea. Nell'extra cosa, hai capito? Cosa potevi fare più di questo? Di evocare molti più mostri. Madonna. Ce la facevo nel turno... Non l'evocavo subito, aspettavo la battle phase. Allora, come siamo messi qui? Mauri deve evocare. Sì, forse. Ok, quello non mi dà nessun problema. È la mia fine questa. Forse sì, o forse no. E devo toglierti solo 1000 life points. Solo 1000. Animo ce l'ha duro. Ho visto in tantissimi video. Allora, come va? Mostra, ok. Tutto solo perché ho voluto flexare quella carta lì davanti. È voluto fare il flex, Mauri. Dio santo. Pensavo fosse inutile quell'extra slot lì. 1, 2, tac. 3, 4. Ok. Direi che faccio una cosa strana che non si vede mai fare. Evoco un Cyber Drago con tributo. Non è una cosa che si vede molto spesso, lo so.
ma alcune volte va fatto. Adesso, tu hai effetti che si possono attivare all'inizio Battle Phase? Non mi pare, questo alla fine della Battle Phase e quest'altro no. Che vorrebbe dire principalmente che posso fare questo. Sì. Via 1. Ci prendiamo questo bel signore di nuovo. Ci vediamo al prossimo qua. Video. Roar, ti grotti. Eh sì, Mauri. Eh sì. Lo sai cosa faccio? Zacchete. Non so come funziona. Aiuto. Ecco. Ah, ok, ho vinto. Hai vinto. Ah! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Alcune volte... Per un erroraccio. Alcune volte sacrificare un mostro per evocare Cyber Drago contributo funziona. Allora, è tempo di utilizzare gli Structure Deck. Boh, quasi quasi gioco... ma questo qui sa che è lo Structure Deck di Yusei. Mamma mia, ce l'ho il teen di Turbo Warrior. Mamma che bello. Vai, ve lo flexo intanto che Maurici. Guardate. Eccolo. Io prendo Emergenza dei Monarchi. Sapete quanto costa questo qua sigillato in inglese? Costa più di 300 euro attualmente. Molto bello. Nel 2008. Boh, io non penso che deck che ho scelto potrà mai vincere, sono onesto. C'è uno structure deck del 2008 praticamente. Mamma mia, raga. Oh, Gesù, che schifo. Io non ste so carte. Come funziona, non mi servirebbero 10 minuti a turno. Io no, perché per fortuna riconosco il deck, quello di Yusei Fudo, però fa un po' pietà sto mazzo. Mio fratello Caio è il monarca dell'ombra. Mauri. No, aspetta, devo bandire me stesso? Ma è Mauri, così funziona il mazzo monarca. No, ma che schifo è sta roba. Ma leggi l'effetto. Ho letto male il bandisci. Mauri, pensavo fosse un puoi. No, guarda il lato positivo, Mauri, mi infliggi 1000 di danno. Wow, mi torna in mano Samsara. Aspetta. No, non lo faccio. Dai. A sto punto. Dai, però Kaiser... Doppia invocazione. Ti ritira fuori Samsara Kaiser. Chissà che carta ho messo lì. Chissà. Termina il mio turno. Magari mi stai baitando, magari un'altra carta. Sì. Oh Gesù, ragazzi. E che mano. Che mano. Kaiser quanto aveva? 100 di difesa, tipo. Ah, no, 1150. Non è vero, ne aveva tipo 200-100. Hai visto male. Non è vero, Mauri, mi prendi in giro. Faccio così. Va bene. Cioè, Mauri, ti vorrei far vedere sto mazzo, Dio Cristo. Va bene. Ecco, evoco l'altro mio fratello. Mobius. Vabbè, almeno con quello non puoi autodistruggerti. Cosa fa sto coso? Due volte per turno addirittura, madonna. Hai visto che roba? Una bomba. Beh, non è male, effettivamente. Non era male nel 2008, forse. No, anche i tempi faceva schifo. Palla. Ma io sono in una situazione orribile attualmente. Anch'io. Niente. Vai, tieni, Mauri. Metti. Va bene. Perché io attacco, glielo metto in difesa... Subisco 900 di danno e posso evocare dalla mia mano un mostro che abbia meno 900. E guarire autorità 1002. E Nitro Sincro, un altro tuner, non posso usare due tuner. È una monnezza, cosa ti aspettavi? Non lo so, È l'effetto delle carte in difesa posizionate. Che cazzo è sta carta? No, ma tu non hai la minima idea di quanto faccia schifo sto mazzo. Io finché lo metto fuori, lo metto in campo tre mostri, non te l'ammazzo quella allo scudo. Visto che non mi fido... Quella che potrebbe essere una trappola, ti torna in mano. Ottima scelta, Mauri. Io ho due tuner. Ne posso usare soltanto uno per evocazione. Io posso evocare uno di questi, ok? Il problema è che per evocare ho bisogno di guarire torretta. Per evocare guarire torretta insieme a un tuner, o tributo questo non serve a un cazzo, perché poi sono senza carte, oppure devo usare turbo sincrono in qualche modo. Cioè, capito? Giusto per fare un po' di scena, boom. Grazie Mauri, mi serviva proprio. Figurati, dammi un altro. Mauri non c'ha due mostri con più di 900 d'attacco. È una situazione molto spigolosa questa. Adesso aspetto che succeda qualcosa. Ah sì? È il mio turno? Arrivo. È il tuo turno, Mauri. Che è questo chi è? Aspetta. Oh no, Mauri, mi stai distruggendo la mia carta coperta! Non dovevo?
Ed è proprio così che si attiva. Oh no. Cos'è? Sovraccarico dei... limite. Niente. Ah, ok. Non mi serviva, già. Evoca questo. È una situazione molto brutta, perché poi Monarchi hanno pochissima difesa. Cioè, avessero più difesa... Scena, come al solito. Potrei... Attualmente la scudo mi sta salvando, ma sto deck fa troppo. Ti ho detto che non è male. Sì, ma non posso reagire, Mauri, questo è il problema, attualmente. So. Non so cosa fare, sono disperato. Ma non hai, tipo, tutti i mostri tuner... Eh sì, sincro? Eh sì, però anche ne evoco uno, cosa faccio? Cioè, il no, mostro... non mi ricordo. Il mostro sincro più basso è di livello 5. Attualmente non posso farlo. Boh, faccio una cosa, Mauri, mi butto per adesso. Anzi no, non mi butto, posso resistere ancora. Nonna, cioè, si stava incazzando come una maiala. Finalmente posso attaccare. Uno. Due. Tre. È stato un ottimo mostro questo. Addio. Animo ce la dura. Video. Non so che altre state posso tirare fuori dal mio deck, oltre a queste. Allora, forse c'è qualcosa che posso fare. È l'unica cosa che posso fare questa. Ho cliccato la tua giara e fa un suono stranissimo. Mauri, passo il contrattacco! Oh no, cosa tiri fuori? Turbo Synchron. Quando... Beccati questo! No, mi metti in posizione di difesa, no? Ah! Ah! Attivo l'effetto! Guerriero velocizzato! No, questo non posso raddoppiare il suo attacco, perché non è stato evocato normalmente. Ma non importa! Level 2, sì, dai. Eccolo! Buono, buono. Non ho ancora finito! Ah, ok, ok. Ah, Turbo Warrior e a 2005! Buono. Tutto per arrivare a qui e poter forse sopravvivere un altro turno. Ho dovuto aspettare fino alla fine, fargli evocare più monarchi possibile. Niente. Che cazzo è il nome di questa carta? Però questo a che cazzo mi serve? Niente. Mi sembra che faccia abbastanza schifo e basta. Andiamo di fare una cosa. Riprendo Guerriero Torretta! Ah! Sì! Per ordine dell'imperatore, annullo questa carta. Quando è attivato effetto di un mostro che si attiva quando viene evocato normalmente un mostro e poi... Peschi una carta. Quando viene attivato l'effetto di un mostro che si attiva quando viene evocato normalmente un mostro, quando va l'attivazione... Ma il mio si attiva evocandolo specialmente, quindi non penso conti. Ah, è vero, niente. Beh, è stato bello finché è durato. Devo farlo! Addio. Guerriero Torretta con 3700 di attacco! È proprio lui! Oh oh. Ah! Ah! Come ti ha fatto sentire, Mauri, questa cosa? E per adesso mi fa sentire molto male. Questo è 7? Ok. Non ho finito! E lui chi è? Ecco qua. Tu ritiri fuori? Ah, Nitro Warrior. E pesco anche una carta. Oh, no. E piazzo una carta coperta. Prego, no, Mauri. No, quello non mi piace. È avvincente. Non vincerò mai, dai, pescherai prima o poi una carta che ti fa vincere. Dico solo che tutti gli effetti delle carte si basano sul fatto che ho mostri di attacco 2400. Sì, ho capito, ma hai 4 mostri sul terreno, io non riesco a distruggerli. Prima o poi pescherai un... come cazzo si chiama? Un altro monarca, no, che distrugge. Puoi distruggerli adesso. Sì, uno alla volta, grazie al cazzo. Vabbè, però se non ho mostri più forti, ho perso. Scheggia. Aspetta che non so cosa fa. Fa abbastanza schifo. Scegli un mostro che è superiore, aggiungi la tua mano, immediatamente dopo che si... Rimetto e rievoco quello lì. Beh, oddio, non è tanto una cagata. Considerato che è 2400, sì. Ah no, però aspetta. Ah, mo lo evochi, eh. Distruggo 2 carte magia trappola. Ma sei uno stronzo, Mauri. Come ho perso la tua occasione? Come l'hai persa? In che senso? Hai perso la tua occasione, non puoi più attivare l'effetto di mobile sul monarca glaciale. Perché? Boh. Non lo so. Hai fatto qualcosa di sbagliato? No, non mi hai chiesto niente. Grazie, poi il gioco. La... Ma Mauri, ti sei annullato l'effetto da solo! Così pesco questa carta, aspetta. Vabbè, sei un genio, Mauri, scusami. Ti avevo sottovalutato, non lo farò più. Non so cosa fare, sti mostri. C'ho in mano solo del pattume, Dio santo. No, di nuovo questa. Poi guarda, ho buttato l'effetto, sappilo, per sta carta qui. Vabbè, sti cazzi, me lo distruggerai, ma mi importa. Ecco. Ma che cazzo? Ah sì? No, no, no. Vediamo adesso. No, no, no.
Allora io mi sa che Raiza non te lo mando al cimitero, perché ho paura che tu possa rievocarlo. Lo mettiamo alla fine. Bene, Mauri, allora beccati in effetto, così impari a ridere. E adesso? No! Ridi ancora? Ridi ancora? Ecco! Come la mettiamo, Mauri? Passo. No, è impossibile. Dai, Mauri, non posso vincere con il mazzo di Yusei. Adesso, tu lo evoco con diretta... Giuro, lo evoco... Ho perso. Non ti arrabbiare. Guarda che 3008, cioè, faccio ancora un po' fatica a fartele. Tu non puoi capire che carte ho. Rick, ti confermo, hanno tutti 2000... Ho preso una carta, ho attivato, che mi mostra le 5 carte che ho adesso che pescherò. Sì. Ho due mostri con 2400 di attacco. E basta. Sì. E le stesse magie trappole che adesso tu vedi nel mio terreno. Sì, ho capito, quindi... Mauri, ma sono i monarchi. Cioè, basta che peschi un monarca tipo Caius, tipo un altro Raiza, tipo... Che cazzo c'era? Ma... Poi Zaborg, mi distruggi. Se peschi Zaborg è vinta. Sicuramente Zaborg c'è nel mazzo se il deck monarca. Però dico... Cioè... Potresti reggere, ecco. Vabbè, spacco quella. Adesso ti farò altri 400 di danno, quindi c'è ancora tempo. Ma basta con sto pattume. Cosa faccio qui? Proviamo con il grande guerriero roccia pietra. Bello questo. Ti piace? Bellissimo. È già, è un nome eccitante, Vediamo cosa c'è qui. Ancora! Beh, Mauri, allora te la sei proprio cercata. Ecco! Ecco. Tanto hai già capito come funziona Nitro Guerriero. C'è un effetto di merda e tu riesci a farmelo sfruttare nonostante tutto. Cioè, piuttosto non la piazzai, quella carta. Devo aspettare il prossimo turno per questo. Oh no, è arrivato. Oh no! Va che ha pescato Raiza. Beh, no, Zaborg, lo sapevo. Te l'avevo detto. Ti dico solo che stavo per annullarlo con la mia stessa carta. Poi ci ho pensato e ho detto no, non devo farlo, non devo premere. Mamma mia. Sempre più faticoso qua. Ok. Stallata. Allora. Paura di questa cosa, calmiamoci. Il problema è che io so già che carte mi usciranno adesso, non sono belle carte. Chat, io potrei evocare Rottami Sincro e utilizzare il suo effetto, però paura che lui me lo cancelli per questo. Quando è attivato l'effetto di un mostro che si attiva quando viene evocato normalmente un mostro, cioè vuol dire anche se stesso. Sì, perché tu con i monarca li puoi attivare. Quindi se evoco un mostro che attiva il suo effetto quando esso stesso viene evocato normalmente, puoi annullartelo, sì. Può fare entrambe, sì. È quello che ho fatto io prima, sbagliando, però sì. Non è per niente facile. Questo non posso assolutamente giocarlo. Qua di guerriere ho soltanto pattume. Addirittura. Non posso giocare Rottame Sincro, altrimenti mi attiva questo. Mi distrugge Rottame Sincro e pesco una carta. Cioè, gli faccio un favore. Rottame non posso. Non posso giocare Rottame Sincro per adesso. Porca troia, proprio adesso devo uscire questa, mannaggia. Cosa effetto Kunai? Ah, vuoi sapere cosa fa? Quando lui attacca lo metto in difesa, però me l'ha distrutto. Godo. Sì. Finalmente. Uno spiraglio di luce. Cos'è questa carta qua? Aspetta, Mauri, che... Sto andando... È un po' di pattume questa. Sì. 1003. Oddio. Oddio, Mauri. Oh no. Oh sì. Guarda chi è tornato. Va bene, sti cazzi. Finché non me lo distruggi va bene. Ah, è Rottame Sync. Ah, però posso anche non farlo. Perché se io attivo l'effetto, tu mi annulli l'attivazione e peschi una carta. Non ti darò questa soddisfazione, questa caro chance. Mauri. No. Bene. Guarda qua cosa succede. E il 2005 come lo battiamo? Non lo si batte. Se tu pescare si annulli. Ma non posso annullarlo io. È vero, pescare io. Oh, cazzo, sono scemo. Non ho mica letto. Sì, pescavi tu. A chi viene annullata pesca? Sono un cretino. Buon lavoro, hai vinto. Vabbè, comunque, nonostante tutto me la sono giocata benissimo. Cazzo è sto mostro? È un deck terrificante quello dei monarchi, comunque. Cioè, ho capito che sono belli gli effetti, però se non ho modo per ritirarli fuori... Boh, è pattume, però fa danni, quindi lo evoco. Ah, sì? Ecco, tributo regno. E evoco il secondo. Grazie, Mauri. Guerriero Torretta, ho vinto grazie a Guerriero Torretta, ragazzi.
Ho vinto grazie guerriero torretta. Mamma mia. Mario, come ti senti aver perso contro guerriero torretta? Ah, no, non sento niente.